Bentornati sul canale, qui è Kratos25. Allora ragazzi, il precedente video che ho pubblicato sul canale, ovvero la prima parte delle origini di Kylo Ren aka Ben Solo, ha ricevuto un riscontro molto positivo. Di questo non posso fare altro che essere felice, e quindi oggi continueremo con la seconda parte delle origini di Kylo Ren. Detto ciò, partiamo con il video di oggi. In una notte del 28 ABI, Luke Skywalker entra nella stanza dove il suo padawan e nipote Ben Solo sta dormendo. Spinto dal dubbio che il lato oscuro si stia facendo strada nel cuore del ragazzo, Luke usa la forza per guardargli nella mente. Ciò che vede, però, va oltre qualsiasi cosa il maestro Jedi potesse mai immaginare. Un'oscurità vista a tratti durante gli addestramenti, ma ormai prossima a esplodere in un uragano di violenza e distruzione. Preso dalla paura, quindi, Luke estrae la spada laser per fermare preventivamente il nipote, quando il tutto svanisce come un'ombra fuggevole. La paura, infatti, è stata solo passeggera e istintiva, ma sufficiente a innescare l'inizio della fine. Ben Solo, nel frattempo, si è svegliato, infatti, e ha visto tutto. Ha visto il suo maestro tentare di assassinarlo nel sonno. Allora Ben afferra la propria spada laser e si scontra col suo mentore, facendogli cadere l'intero edificio addosso. Emergendo dalle macerie, il giovane Ben inizia a chiedersi cosa abbia portato Luke a tradirlo, e quando i suoi occhi diventano rossi per un istante, cosa dovuta al suo crescente odio, un fulmine dal cielo distrugge l'Accademia Jedi di Luke. Qui mi permetto di interrompere brevemente la narrazione per fare una piccola teoria. Qui non ci è ancora chiaro cosa effettivamente abbia portato alla tempesta di fulmini, se l'odio crescente di Ben o altro, ma vorrei notare che, come vediamo in La scena di Skywalker proprio all'inizio del film su Exegol, Palpatine, risorto, ha la possibilità, con il proprio potere, di concentrare la forza in fulmini che cadono dal cielo, addirittura dalle nuvole. Usa questo potere per evocare gli Star Destroyer dei Sith. Quindi è logico pensare che sia stato Palpatine a distruggere il Tempio Jedi con questo potere, facendo però cadere la colpa su Ben. Ma torniamo ai fatti. Tutti gli studenti all'interno dell'Accademia muoiono all'istante, lasciando in vita solo Ben e altri tre studenti, in quel momento a bordo della navetta Verity. Trattasi dei Padawan Hennix, Tai e Vo. Hennix è un Quarren maschio, che apprezza i doni della forza e la vede come un puzzle da risolvere tramite gli studi. Tai, invece, è forse il migliore amico di Ben, è l'unico in grado di capire le sue insicurezze, incoraggiandolo a essere se stesso. Invece Vo è una Padawan ambiziosa e impulsiva, gelosa delle abilità avanzate di Ben Solo nell'utilizzare la forza. Dei tre Padawan a bordo della navetta, Tai è l'unico a percepire la presenza di un superstite vicino al tempio, quindi fa atterrare la Verity. Ben cerca di spiegare quanto accaduto, ma i suoi compagni non vogliono credere alle sue parole. Si rifiutano di considerare possibile che Luke Skywalker, il loro mentore, possa arrivare ad attaccare suo nipote. Il ragazzo allora si irrita sempre di più, arrivando ad affermare di essere più forte dei tre Padawan messi insieme. Allora Hennix, Tai e Vo sguainano le loro spade laser e attaccano, venendo però sconfitti in pochi minuti. Tai e Vo soccorrono un ferito Hennix, mentre Ben scappa a bordo della navetta Grimtash accompagnato dal droide Jiggy. Poco dopo Ben danneggia tramite un attacco aereo la Verity all'inseguimento. Dopo la fuga di Ben, Hennix afferma di poter tracciare la navetta Grimtash tramite un transponder che Jiggy attiverà, mentre Vo dice che la madre di Ben, Leia Organa, non deve essere informata di quanto accaduto finché non avranno trovato delle risposte. Nel frattempo, Luke riemerge dalle rovine del giaciglio di suo nipote Ben, in preda alla disperazione e al rimorso di quanto accaduto, trovando come unico conforto la presenza di R2-D2. Più tardi, Ben porta la Grimtash a una stazione spaziale, dove ad attenderlo trova il leader supremo Snoke. I due si incontrano per la prima volta, avendo fino ad ora solo comunicato tramite la forza. Ben Solo è impressionato dalle cicatrici di Snoke, che gli rivela siano colpa di Luke Skywalker. Allora Ben spiega di aver pensato ai Cavalieri di Ren e alla loro proposta di unirsi al culto. Snoke porta in giro Ben per la stazione, mostrandogliela più nel dettaglio, costruita da persone che volevano creare un'oasi di luce nella grande ombra, ovvero il lato oscuro della forza. Il vecchio, durante la camminata, dice che i Cavalieri di Ren potrebbero non essere interessati al ragazzo nelle vesti del Padawan Ben Solo, ma forse in veste di qualcosa di più. La mente di Ben è divisa, infatti, e Snoke, dopo aver rifiutato di mettersi in contatto col generale Brendol Hux, padre di Hermitage, cerca di spingere il ragazzo verso il lato oscuro.
Allora Snoke manda Ben in missione, dicendogli di cercare per conto proprio i cavalieri di Ren, senza però dargli istruzioni o tracce, lasciandolo solo con la consapevolezza che potrà trovare tutto ciò che gli serve grazie a ciò che è stato lasciato sul pianeta Elfrona, ovvero l'elmo di Ren. E qui, ragazzi, ci fermiamo e riprenderemo prossimamente con la terza parte delle origini di Kylo Ren. Questo è Like, la sua recensione, gameplay e molto di più. A presto!